Presidente, sfida il caldo, mette questa sciarpa, insomma, per far capire subito che si sente uno del Cuneo e inizia questa avventura con grande entusiasmo. Grandissimo entusiasmo e spero non tanto di fare le parole ma fare i fatti, e quindi c'è il massimo impegno da parte di tutti, quelli che c'erano già e quelli che sono arrivati. L'unica cosa che posso garantire è l'impegno di tutti al 360%. Cosa l'ha spinta ad accettare questa avventura, anche un po' folle sotto certi punti di vista, perché come l'avete sottolineato siamo arrivati a un quarto d'ora forse da non essere neanche iscritti alla Serie C? Ha spinto la, diciamo, la follia ma anche l'entusiasmo di Roberto Lamanna e poi l'ambiente che ho trovato qua, che è un ambiente di gente che ha voglia di fare calcio in maniera sostenibile. L'obiettivo in campo è ovviamente quello di mantenere la categoria, però avete parlato anche di progetti più ampi che piano piano volete sviluppare anche fuori dal campo. Sì, è vero, però io in questo momento voglio parlare solo del campo perché l'obiettivo prioritario è fare la squadra, partire. Ci sono mille problemi, c'è un ritiro da fare, ci sono delle amichevoli da organizzare, gli allenamenti, fare la squadra, quindi c'è un obiettivo fuori dal campo che è molto importante per il futuro del Cuneo. Il piano ovviamente è di 3 anni per riuscire a fare lo stadio, uno stadio venieristico, riproporre quello stadio che renda sostenibile il costo calcio, ma l'obiettivo dei prossimi giorni, minuti è quello di fare la squadra. Ultima cosa, una curiosità, si è parlato e circolato il nome tra i papabili allenatori di Zeman, lo conferma che l'avete cercato? Io personalmente no, e anzi confermo che ho sempre voluto e cercato Scazzola, che a me piace tantissimo, che ho seguito sempre in passato e che ho, diciamo, un po' convinto in queste ultime settimane.